con disturbi dello spettro autistico e su quelli naturalmente delle loro famiglie. Per parlare di questa situazione abbiamo con noi la psicologa Luisa Di Biagio, che collabora da anni con l'associazione Ipertesto e Casetta Blu. Capiamone meglio. Il 2 aprile si celebra la giornata di consapevolezza sull'autismo che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito nel 2007 per richiamare l'attenzione sui diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico e sulle loro famiglie. Per parlare di questa condizione abbiamo con noi la psicologa Luisa Di Biagio, che collabora da anni con l'associazione Ipertesto e Casetta Blu. Buonasera. Buonasera, grazie. Grazie a lei. Dottoressa, cominciamo col parlare dell'importanza di una giornata dedicata all'autismo. Perché è importante? Io, come dico spesso, non amo le giornate perché sembra che per il resto dell'anno poi la tematica diventi trascurabile. In questo caso mi piace celebrare l'autismo perché in realtà è la giornata della consapevolezza sull'autismo e si tratta di un aspetto importantissimo, conoscere, capire, conoscersi anche perché gli autistici devono imparare a capire come funzionano. La giornata mondiale, quindi tutto il pianeta oggi pensa all'autismo, la giornata mondiale della sull'autismo porta un pochino tutti a ricordare che l'autismo non è solo quello che sembra e quindi noi siamo abituati a sentire questi paroloni, problema, disturbo, disordine. In realtà più conosciamo l'autismo, più lo riconosciamo, scrive la ricercatrice del Café. E le persone autistiche che ricevono la diagnosi negli ultimi anni sono tutte persone che non presentano nessun tipo di disturbo, quasi tutte. C'è una grande prevalenza di autistici che funzionano e che possono fare da modello. Quindi che cos'è l'autismo? Un modo diverso di fare. Dottoressa, proprio Sì. grazie ad iniziative come questa, come la giornata sulla consapevolezza sull'autismo, negli ultimi anni si è proprio diffusa una cultura, dell'autismo che ha consentito anche, appunto, come diceva lei, di fare anche diagnosi precoci e su bambini anche molto piccoli. Quanto incide questo poi sul resto della vita di questi bambini? Questa è una domanda bellissima, per cui grazie per avermela fatta. Faccio una premessa doverosa. La confusione tra autismo e disabilità è dovuta al fatto che la disabilità nell'autismo si manifesta in modo particolarissimo e questo rende difficile comprendere che disabilità e autismo sono due cose separate. Perché ho fatto questa premessa? Perché con o senza condizione autistica di base, l'intervento precoce è determinante. Perché, se parliamo chiaramente di disabilità cognitiva, perché la stimolazione adeguata del bambino permette anche in ambito cognitivo, quindi di competenza, intelligenza e quant'altro. Come lei anticipava, questo è stato un anno particolarissimo e suppongo in particolar modo per le famiglie che si trovano a Sì. dover gestire un soggetto autistico. Quali difficoltà hanno incontrato queste famiglie e quali strascichi un periodo come questo può portare? Anche questo è un tema che è stato oggetto di grande attenzione, è stato un anno difficile per tutti. Abbiamo ancora qui da fare ancora questa distinzione perché non è l'autismo tutto che determina criticità. La popolazione in condizione funzionale addirittura ha riscontrato, soprattutto all'inizio, dei benefici da questo abbassamento della pressione sociale e diciamo dalla condizione democratica di isolamento. Le criticità maggiori sono state discusse dalle famiglie
che avevano tra i congiunti persone autistiche in condizione di necessità di supporto, quindi persone per le quali non è stato semplice adattarsi al cambiamento. Dottoressa, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, però vorrei da lei un ultimo messaggio per i nostri telespettatori. Cosa vogliamo dire ai nostri telespettatori nella giornata sulla consapevolezza sull'autismo? Sicuramente buon 2 aprile e tanta tanta serenità, che tutti possiate accogliere le esigenze dell'autismo, delle persone neurodiverse con il cuore aperto, in senso metaforico chiaramente. Non lasciamo da sole le famiglie che hanno criticità più importanti, non è l'autismo che determina il problema della famiglia, ma è la società che deve accogliere. Che deve accogliere le famiglie che hanno esigenze più importanti. Dottoressa, la ringrazio moltissimo. Arrivederla. Grazie a voi. La Pasqua a Monte di Procida si identifica con il tipico